Salve ragazzi e benvenuti qui su Pokémon Zaffiro Alpha. Ebbene sì, come potete vedere ragazzi, anch'io posso insomma portarvi questo tipo di contenuti sul 3DS. Infatti ho acquistato una capture card di altre settimane, mi è arrivata, adesso la sto insomma collaudando con... sto provando insomma a collaudarla con diversi video e... quindi volevo proporvi, sotto consiglio anche di Frost, di Fabietto, che trovate insomma in canale, nei consigliati, anche in descrizione, me l'ha consigliata lui questa cosa, di insomma buttarmi anche per collaudare un attimo la capture nello Shiny Hunting su Pokémon Rubino Omega, Zaffiro Alpha, ma anche X. Infatti ho Pokémon X e sia Zaffiro Alpha che Rubino Omega. Allora, in questi primi insomma episodi dello Shiny Hunting mi butterò nel chain fishing, cioè farò le catene pescando. Allora, per trovare Shiny in questo modo mi servirà un Pokémon con l'abilità Ventose. Io nel mio caso ho questo Credi ragazzi, questo Credi che ho allenato, ma non c'è solo Credi, possiamo anche utilizzare un Octillery, mi pare anche l'Ilip e altri Pokémon che adesso non mi ricordo. Comunque sia, ah sì, anche NK e Malamar, ecco, mi sono venuti in mente. Io comunque c'ho un Ventose. Ventose ci permetterà di insomma pescare più facilmente i Pokémon e quindi di trovare più facilmente magari gli Shiny, si spera, anche se io non ho molta fortuna con gli Shiny. Però diciamo che non è la prima volta che li cerco e già l'anno scorso nel periodo estivo mi ero messo a cercare gli Shiny e visto che ho preso la capture per collaudare le prime volte insomma questo nuovo dispositivo, questo nuovo mezzo del canale, possiamo provare a fare qualche insomma catena pescando per provare a catturare qualche Pokémon Shiny. Allora, io ho già selezionato l'amo vecchio ragazzi che vi faccio vedere adesso. Dobbiamo semplicemente pescare al punto giusto, ecco qua appunto. Molto bene, allora io non so bene che Pokémon andare a cercare, vorrei trovare per la prima volta tipo Magikarp Shiny, la carpa magica dorata, però se esce qualunque tipo Pokémon Shiny a me va bene lo stesso ragazzi, non mi faccio problemi, anche se non esce la carpa magica non ne faccio un dramma sinceramente. Il primo Pokémon Shiny che troviamo è buono, lo teniamo buono comunque sia. Quindi io ovviamente ragazzi farò un sacco di tagli in questi video perché non posso farvi vedere tipo tutto il video perché sennò diciamo che rimarrebbe abbastanza noioso il tutto perché non si può fare un video completo, ci vogliono tanti tagli per questo genere di video. Ok, quindi ragazzi noi praticamente dobbiamo o uccidere il Pokémon oppure o fuggire, se no ragazzi la catena si interrompe. Non dobbiamo neanche muoverci appena usciamo perché se ci muoviamo oppure non so andiamo in un edificio la catena si interrompe, quindi dobbiamo continuare a pescare continuamente senza neanche muoverci e dobbiamo ovviamente premere il tasto A al momento giusto perché sennò la catena si interrompe, quindi attenzione, occhio che vi sto osservando. Ok, qua vogliamo un'altra carpa normale, quindi non ci interessa perché noi vogliamo solamente le carpe, quelle dorate da rivendere al capo. Ok, sto parlando proprio come una recluta del Team Rocket, attenzione. Allora, ok, quindi un'altra bella tirata con l'amo vecchio, vediamo un po' se riesco a fare tante catene. Peccato, il tempismo è importante perché dobbiamo sempre premere il tasto A nel momento giusto, sennò diciamo che, ecco, questo troviamo un Tentacool. Però da quanto ne so ragazzi da catena, anche se il Pokémon è diverso, rimane sempre, basta che non ci muoviamo dopo. Ok, facciamo fuga, tanto io vi assicuro che giocare a schermo intero sul 3DS, perché io sto vedendo lo schermo del PC in questo momento, giocare sullo schermo del PC col 3DS è qualcosa di fantastico, sinceramente fantastico. Ok, molto bene. Allora, speriamo veramente di trovare qualche Pokémon Shiny, tipo una carpa magica. Allora... io so che ci sono... cioè, i Pokémon Shiny potrebbero uscire in qualsiasi momento, magari non subito, ma mi pare che tipo dalla 60ª, se non ho detto male, catena, potrebbe essere più facile trovare uno Shiny, ragazzi. Ditemi voi quanti Shiny avete trovato magari su Rubino Omega e Zaffiro Alpha, se avete fatto qualche catena di Shiny. Allora, ok. Come vedete ragazzi con l'abilità Ventose è davvero facile trovare Pokémon pescando e forse non è così facile trovare Shiny, quello ci vuole la fortuna, cosa che io non penso per il momento di possedere, ma comunque sia ci sto provando ragazzi a migliorare questa mia qualità insomma, speriamo bene dai. Allora, ok, quindi io farei un'altra prova, poi farò, come ho detto, farò dei tagli in giro per il video, almeno non diventa un video troppo... Eccola qua, ho sbagliato! Bravo Rocket, complimenti, ho tirato troppo tardi l'amo e quindi la catena si è interrotta, complimenti Rocket, veramente tanti complimenti. Pensavo di aver tirato il tasto, di aver schiacciato il tasto A al momento giusto, e così invece non è, quindi ragazzi ricominciamo con la catena, in poche parole, molto bene, bravo Rocket, complimenti. Ok, sicuramente magari velocizzerò un po' le parti di questo video, perché io sto registrando praticamente tutto quello che sto facendo. Intanto appare anche l'antivirus, ma voi fortunatamente non lo vedete perché non è compreso nella schermata di cattura. Molto bene, ok, mi ha preso un colpo per un momento, pensavo di aver di nuovo ritardato. Ok, Tentacool, dai, escimi lo shiny per questo primo episodio dello shiny hunting. Voi magari ragazzi ditemi se vorreste magari qualche Pokémon in particolare che... almeno io faccio la ricerca di questo Pokémon shiny, questo qua registro un po' di episodi. Almeno mi porto anche avanti con i video, sarebbe anche ora che mi portassimo avanti con i video. Inizio del mese di agosto, ok. Mamma mia, stavo per schiacciare, stavo per perdere la cattura. Ci è mancato tanto così ragazzi, tanto così. Ok, vediamo un po', un altro Magikarp. Wow, veramente fantastico la mia fortuna di quest'oggi. Come vi ho detto ragazzi, farò un po' di tagli, magari velocizzerò un pochino certe parti del video, perché sicuramente non vi mostrerò tutto quello che faccio, perché sennò verrebbe troppo lungo e... con questo caldo e con le vacanze diciamo che non c'è tempo di vedere questi video lunghissimi. Ok, molto bene. Adesso io spero di non fallire mai più una catena, di non rompere mai più una catena, perché sennò potrei andare malissimo. Ah, carpa magica. Ragazzi, io aspetto veramente il momento della carpa magica, potrei far volare tutta la stanza in aria quasi. Mi faccio esplodere qua nella stanza, faccio l'attacco esplosione. Mamma mia, il bordello succede. Ok, adesso continuiamo. Tra l'altro ragazzi, mi sono venute anche in mente altre idee per video sul 3DS, nel senso potrei anche fare un certo tipo di battaglie in collaborazione con altre persone, battaglie che sono molto divertenti, fidatevi, quindi appena tutti saranno un po' tornati dalle vacanze probabilmente vi porterò delle battaglie, tipo stabiliremo dei giorni specifici durante la settimana e faremo delle battaglie particolari e molto divertenti secondo me con altri youtubers, insomma, altri poketubers. Adesso vedremo quando cominciare questo tipo di battaglie. Molto bene, devo stare molto concentrato perché ci vuole veramente pochissimo a sbagliare la catena. Ok, dai, escimi lo shiny. Ma ragazzi, Magikarp si fa attendere quest'oggi, eh? Ma noi abbiamo il nostro Credi con le Ventose e veramente lo incolliamo allo schermo, non può fuggire. Ok, molto bene. Tanto spero che la grafica del 3DS si veda bene, nel senso spero che la qualità sia buona. Dovrebbe essere buona da quanto vedo che io qua sullo schermo del PC. Ok, mamma mia, stavo per perdere la catena, tanto mi parte via la voce da un momento all'altro. Tentacool, anche Tentacool shiny non mi dispiacerebbe, tanto per cominciare ragazzi come primo episodio vorrei trovare, se possibile, la carpa magica come primo episodio, perché alla fine ragazzi Magikarp shiny è un po' la divinità di questo pianeta, quindi perché non trovare subito il dio? Ragazzi, oh, è uscito. Mi rimetto un attimo le cuffie perché me le avevo tolte che avevo troppo caldo. Un'ora ragazzi, non ci speravo più. La carpa shiny, mio dio ragazzi, cosa non è stato questo primo episodio. Guardatela lì, oddio che soddisfazione. Però ragazzi, 5 catene e sono alla quinta catena dopo un'ora di registrazione. Mi avevo tolto un attimo le cuffie perché non ce la facevo più e non entra. No vabbè, splash. No. Se faccio fuga adesso ragazzi, mi raccomando, bastonatemi in qualche modo, tiratemi un bastone. Oddio, l'ho trovato, mamma mia. Sì, l'ho trovato ragazzi, l'ho pure catturato. Oddio, mamma mia, l'ho trovato. Mamma mia. Cioè veramente, vogliamo dargli un soprannome? Come lo possiamo chiamare ragazzi? Come lo chiamiamo? Divino, Cioè è veramente, no. Ragazzi, infatti se avete visto me l'ho addirittura tolto le cuffie perché... ormai ci avevo perso la speranza, avevo un caldo tremendo, perché le cuffie fanno venire un caldo alle orecchie che non vi immaginate, quindi avevo tolto le cuffie. Ma poi, inspiegabilmente, è uscito fuori Magikarp shiny, non ci credo. Oh. No vabbè ragazzi, andiamo a controllare questo Magikarp. Cioè non ci sto, ragazzi, voi non capite, io non ci sto credendo. Cioè, fare il shiny Antico è qualcosa cioè, ti distrugge veramente l'anima. Ti distrugge veramente l'anima. Adesso vedete anche il mio team, cioè il mio immenso team di Pokémon che ho su Zaffiro Alpha. Dov'è? Dov'è? Oh mio Dio, dov'è? Non lo vedo più, ragazzi. Non vedo più Magikarp. Dove me l'hanno messo quel povero Magikarp? Oddio, non lo vedo più. Non lo vedo più, raga, sul serio. Oddio. Ah, eccolo qua, forse è qua. Eccolo qua, ragazzi, divino. Non ci sto credendo. Ho trovato Magikarp shiny. Cioè, veramente, ragazzi. Quindi io poso qui il 3DS. Poso qui il 3DS veramente, perché non posso fare altrimenti. Lo poso qui perché è incandescente ormai. Niente, ragazzi, questo primo episodio dello shiny hunting è andato a buon fine. Abbiamo trovato la carpa magica shiny. Quindi, ragazzi, mi raccomando, supportatemi con un bel like. Ditemi nei commenti quale Pokémon vorreste cercare come Pokémon shiny. Ditemi se, insomma, vi piace questa cosa, se vorrei portarla, appunto, se posso portarla ogni tanto. E iscrivetevi al canale. Ragazzi, ci vediamo domani con un prossimo video. Un saluto a Rocket, ovviamente. Bye bye, ragazzi.